È arrivata anche nell'automobile. Siamo a Montesilvano nel nuovo punto di Barbuscia marchio Mercedes e tra poco salirà il sipario sulla nuova classe A. È stato denominato l'evento più importante dell'anno da parte dell'azienda Barbuscia del nuovo lancio di questa classe A. Siamo a Montesilvano. Francesca Renzi, di che cosa si tratta? Si tratta di un evento molto atteso. Abbiamo il lancio nazionale dell'attesissima e della bellissima classe A su tutte e tre le nostre sedi, negli showroom di Pescara e Lanciano. A Pescara si possono fare anche i test drive e qui a Montesilvano da oggi la nostra nuova officina autorizzata. E nel suo spazio molto bello, molto grande, abbiamo organizzato un evento solo per presentare la vera protagonista di questo weekend, la nuova classe A, la macchina con l'intelligenza artificiale. Che cosa potranno vedere i vostri ospiti? Beh, i nostri ospiti potranno vedere il nuovo impianto, il nostro grande centro stoccaggio usato, molto importante anche per la vendita e per la conoscenza di tutti i nostri prodotti e soprattutto scoprire e conoscere la meraviglia di questa vettura, la piccola, la berlina di casa Mercedes-Benz, che ci permetterà di fare tante conquiste anche tra i giovani. Che cosa significa aprire le porte a tante persone, ai clienti, ai potenziali clienti? Ma la cosa incredibile che ci fa molto piacere è che già da oggi alle 4 è cominciata ad arrivare gente. Noi aspettavamo più in serata, invece siamo a oltre 500 persone ad oggi, tra ingressi, tra gente che ha chiesto, che si è fermata, insomma è andata molto molto bene, siamo contenti. Montesilvano è una zona popolosa, molto ricca, molto commerciale, quindi per noi è interessante riaprire qui un punto storico dove abbiamo sempre soddisfatto e reso importante tutte le vetture e tutti gli aspetti della Barbuscia. Ed ecco, proprio queste sono state le parole importanti della famiglia Barbuscia: riaprire a Montesilvano in questo punto importante e strategico. Ma invece negli altri punti mi dicevi che nell'altro punto 20 è stato anche effettuato dei test drive. Sì.
nella nostra sede di Pescara stiamo sia registrando, abbiamo aderito all'evento nazionale importante organizzato da Mercedes-Benz, dove c'è la possibilità di andare a registrarsi, fare dei ritratti artificiali in un hub particolare creato apposta con dei robot, dove c'è la possibilità appunto di fare questi ritratti che vengono stampati tramite una foto molto particolare e bella, legati proprio all'evento classe A. Tutto artificiale, ma tutto molto umano. La vettura ha già molto interesse, ci sono state grandi richieste, abbiamo fatto numerosi test drive, insomma è veramente la vettura del 2018. Invece qui una serata un po' diversa, una conviviale un po' giovanile per stare bene insieme e presentare il vostro marchio. Certo, qui aperitivo, DJ set, dirette radio e soprattutto questo LED wall, questo muro scenografico dove tra poco scopriremo la vettura e si scopriranno tutte le sue caratteristiche. Intanto una piccola preview tutta molto tecnologica e il digitale che oramai regna anche su questo muro, diciamo così, artificiale anche lui. Elegante, seducente, da un'intelligenza artificiale, direttamente dal futuro, la nuova classe A! Siamo ancora qui a Monte Silvano presso Barbuscia. Intanto, Francesco, più contento per l'attesa della macchina o per la riapertura di questo centro? Beh, oggi è una doppia emozione. Siamo molto orgogliosi di presentare questa macchina che è casualmente venuta praticamente in contemporanea di questa inaugurazione. Quindi abbiamo colto l'occasione per prendere due pulcini con una fava. Questa nuova vettura rappresenta il futuro del marchio Mercedes con il nuovo sistema MBUX, che è questo sistema, questa intelligenza artificiale che sarà presente da oggi su tutte le vetture Mercedes e quindi rappresenta un po' il primo passo nel futuro e simbolicamente aprendo una nuova concessionaria, quindi essendo noi qui sul territorio da quasi 100 anni, non ci può che far piacere di iniziare, di fare questa inaugurazione con questo bellissimo evento. Le vogliamo svelare un po' le caratteristiche di questa bellissima macchina? Sicuramente cosa ha stupito tutti è l'interno, il nuovo design degli interni.
Abbiamo due schermi da 10 pollici l'uno, è un touchscreen, quindi per la massima connettività. Abbiamo il sistema MBUX che ci permette di dialogare con la macchina. Oggi abbiamo uno smartphone con le ruote, io mi piace definirlo, perché come noi dialoghiamo con il nostro cellulare, che non solo sente quello che vogliamo e agisce di conseguenza, ma addirittura evolve. Quindi se io chiamo ogni giorno a Luna casa per sapere come sta la mia famiglia, il telefono, la vettura memorizzerà questa informazione e ogni giorno attorno a quell'ora ci chiederà: vuoi chiamare casa? Quindi abbiamo un sistema evolvente di intelligenza artificiale che ci è la prima porta nel futuro. E questo, ecco, le macchine si avvicinano sempre di più al futuro e al nostro mondo, ma sicuramente rimarranno le macchine classiche, le motorizzazioni e i modelli. Che motorizzazioni saranno queste? E le motorizzazioni sono sempre più innovative, con più potenza e più risparmio energetico, quindi molto meno consumo di carburante. Oggi abbiamo dei nuovi benzina che hanno dei consumi veramente bassissimi, quindi non solo il classico diesel che ormai è diventato di l'efficienza per eccellenza, ma si sta iniziando a tornare su un benzina che ha delle efficienze talmente elevate che per delle percorrenze non troppo elevate fa proprio al caso di tanti. Ecco, col modello a benzina, che era un po' visto negativamente per i consumi, si abbassano i consumi e si va sempre più incontro alla natura. Assolutamente, oggi Mercedes, sono stato poco fa in Germania a vedere 18 nuovi modelli. Il futuro sarà sicuramente emissioni sempre più basse, consumi sempre più basse. Questi nuovi motori hanno raggiunto dei sistemi di tecnologia che ci permettono di portare le emissioni veramente a livelli mai visti. Oltre a questo si sta puntando tanto sull'ibrido, sull'elettrico. Il futuro ci riserva, per risparmiare sempre più benzina, motori a combustione mista, con dei motori elettrici che ci permettono di risparmiare ancora più carburante. Se Francesco Barbuscia dovesse scegliere un aggettivo per questa macchina, quale sarebbe? Sicuramente accattivante e intelligente. Una battuta su questa giornata: quanta felicità c'è vedere tutta questa gente in una serata così, diciamo, bella e anche questa innovativa? E siamo molto contenti. L'affluenza di oggi, da quando abbiamo iniziato a lavorare per questo evento, le persone arrivavano, entravano, i curiosi, quindi questo è un punto molto importante della città. Montesilvano è una realtà che cresce ogni anno di più di 1000 abitanti, quindi meritava un punto sicuramente importante come quello che abbiamo aperto oggi, di assistenza, vendita e per stare sempre più vicini ai nostri clienti. Sono veramente contento di vedere tutte queste persone qui oggi, perché ecco, ci rendiamo conto che, insomma, i nostri clienti, le persone della nostra città sono vicine alla Barbuscia. Boss.